Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno e buon settembre! Eh sì, siamo arrivati a settembre, giovedì 1 settembre. Dalle mie parti c'è un cielo plumbeo che ci fa anche un po' rattristare perché ci dice che l'estate sta davvero finendo, anche se è ancora caldo. E siamo pronti a eh, vedere le novità di Football 2023 in questo primo aggiornamento di settembre. Oggi non vi mando i soliti 4G, 4 grazie per iscrivervi, abbonarvi, mandare un'offerta, fare acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Cioè, questi sono sempre validi, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Però vi chiedo davvero. Un, un aiuto mancano davvero pochissimi pochissimi iscritti per arrivare a quota 13.000 il canale quindi se ancora non vi siete iscritti al canale perché magari ricevete le notifiche da altri social o perché avete conosciuto pochi il canale fatelo subito dai sarebbe bellissimo arrivare a 13.000 proprio oggi giovedì 1 settembre se poi magari siete iscritti fate sapere di questo canale a vostri amici e conoscenti che apprezzano i football e sostanzialmente i videogiochi di calcio di cui parliamo, come ieri abbiamo fatto per UFL. Quindi grazie, grazie, grazie se mi aiuterete a arrivare a quota 13.000 proprio oggi, giovedì 1 settembre. Ci sono delle novità per i football ovviamente, le andiamo subito a vedere. Alcune ve le ho anticipate in zona community con i due post. Ci, sono, ci saranno un bel po' di GP in regalo. Eh, ci, sono, mh, ci sono monete d'oro con eventi. Comunque andiamo a vedere tutto in dettaglio non appena finirà il caricamento, che come al solito ci. Lascia sempre un po' basiti quando finiranno questi caricamenti, sarà veramente un bellissimo giorno. Ecco l'aggiornamento live in corso. Io devo giocare ancora le partite del campionato di stasera, quindi vi, vi aspetto anche questa sera per vedere le novità. Uh, che lento, che lento stamattina, che lento, che lento. Allora... L'unica cosa positiva è che la manutenzione è finita prima. Questo è il bonus di accesso quotidiano. Altri 10.000 GP. Questo è lo special login bonus. Con oggi si conclude. Questo con oggi si conclude. Se voi siete stati in vacanza, non, non, vi siete dimenticati tranquilli, avete ancora tutta una settimana. Però da oggi assolutamente iniziate a entrare tutti i giorni perché altrimenti questi 7 bonus non li prendete. Ecco qui. Questi sono 30.000 GP di scuse all'amministratore perché ehm, c'erano, eccolo qui c'erano problemi con l'antennina che vi diceva quante tacche erano, è tornato indietro sostanzialmente, eh, da, è tornato al, alla versione di luglio, quindi da oggi dovremmo avere eh, un'antennina un, un più veritiera, quindi abbiamo preso 10.000 GP di abbonamento, il bonus di accesso, le scuse all'amministratore. Andiamo così, benissimo, 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 benissimo. Ora andiamo un po' a vedere quali novità ci sono, alcune le sappiamo ma altre no. Prima di tutto gli eventi, che cosa c'è? Allora, mi sembra di non vedere un evento giapponese ma di nuovo un evento messicano. Ah no, ce ne sono due, ce ne sono due. Liga BBBVA e National Teams. Oh, che bello, due eventi. Vediamo un po', questo termina fra sei giorni, ci sono le squadre messicane, gol segnati almeno 1, gol segnati almeno 2, gol segnati almeno 3, 4.000 punti ESP per 3, quindi 12.000, 10.000 GP e 20.000 GP, carino, carino, carino. Vediamo un po' il National Teams, vediamo i dettagli, qui ci sono tutte le squadre nazionali, Sfida 1: gol segnati al meno 1, gol segnati al meno 2, gol segnati al meno 3, 12.000 punti, 10.000 e 20.000. Lo, lo stesso evento, diciamo gli stessi premi della Lega messicana, però qui ci sono le nazionali. ora. Dell'evento giapponese nessuna traccia sarà solo per il Giappone. A questo punto, inizia a pensare. però per chi non ama Dream Team e vuole giocare con le squadre reali, questo delle nazionali non è affatto male, anche più ovviamente invitante di quello messicano che interesserà meno. Volevo solo. L'Italia però purtroppo non c'è, le squadre sono Galles, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Germania, Danimarca, Polonia, Croazia, Brasile, Argentina, Giappone e Serbia. Peccato che non ci sia l'Italia, comunque dai ci sono nazionali invitanti, però l'Italia lo potevano mettere. Ok, e questo l'abbiamo visto. Poi andiamo a vedere il Dream Team. eventi. Allora, lo starter lo abbiamo fatto. Oh, è tornata l'Italian League, questo un po' mi rasserena sul fatto che non, non si vedeva più e c'è un bel regalo, un accordo al buio worldwide primo settembre. Beh, beh questo ci piace, questo ci piace. Allora, un accordo al cui accumulando punti evento quando i giochi contro lei include i giocatori che presentano un bonus giocatore per totalizzare più punti. Le squadre sono tutte quelle inglesi quelle italiane, anche quelle non licenziate, quindi bene, le squadre spagnole, le squadre francesi, 10.000 punti GP con 2.000 punti sono 30.000 punti ESP, bello, è un accordo al buio, e questo ci piace ragazzi, ci piace, ci piace, ci piace. Bene, worldwide Clubs, ecco, 50 monete di football, speravo un pochino di più. Però anche questo evento io li faccio tutti e due ragazzi, assolutamente. Punti minimi 1, punti minimi 3, punti minimi 5, un po' più dura, premi 10.000 GP, 30.000 GP e 50 monete. Ragazzi, questi eventi vale la pena di fare. 50 monete da una parte, un accordo al buio, sono 100 monete d'oro, bene, 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 bene. L'importante è che dopo anche lunedì ci sia qualcosa, altrimenti è un po' meno bene. Dopo diamo un'occhiata anche a missione e negozio. Allora, lista giocatori speciali. Vediamo. Allora, qui abbiamo J-League e va bene, la Lega BBVA, i player transfer che sono quelli della settimana scorsa con il contratto mirato, quindi da questo punto di vista non ci sono novità. C'è il Vasco che finisce fra 3 giorni e 18 ore, quindi un club selection ci dovrebbe essere lunedì, quantomeno qualche novità ci sarà. Poi ci sono i giocatori della settimana. Andiamoli a scoprire, è qui che tramite il, che tramite il, la partita, diciamo, l'evento possiamo andare a prendere. Abbiamo Holland 96, Odegaard 94, Pedri 94, Luis Alberto 93, Roberto Firmino 93, Frimpong 92. Furuashi 91, Dalò 90, Rasmussen 89, Koz 88 e Paolo Vitor 85. Vi dico la verità: l'accordo al buio me lo prenderò e lo girerò, ma sostanzialmente, per le mie esigenze, non ci sono giocatori, eh, cioè non, non, non le giro le monete a questo giro perché sì, c'è Pedri interessante, ma io gioco con i due mediani. Odegaard può essere una buona soluzione. Invece di Modric. di Modric, Holland è un giocatore che mal si sposa al mio tipo di gioco, quindi ragazzi io le monete non le giro, ma ehm, sicuramente il giro gratis lo farò nei prossimi giorni. L'Inter, quindi ci sono i giocatori epici dell'Inter, ma non ci sono quelli del Milan. Eh, Sidorf lo vedremo la settimana prossima, solito problema di comunicazione di Konami, si spiegava che il primo settembre sarebbe arrivato il primo, e poi gli altri. Comunque, giocatori epici, vediamo so intanto il pool, il pool è composto da 150 giocatori, io me immaginavo, qualcuno ha proposto 100 giocatori, era, era corretto il senso perché si, sembrava che ci fosse sia Sidorf che Snyder e non altri. Invece i giocatori epici sono oggi dell'Inter, c'è Matteus, c'è Snyder e c'è Bergam, adesso li andiamo a vedere. Poi ci sono tanti giocatori dell'Inter, del Milan, della Juve, dell'Atalanta, o per meglio dire PM Black and White, del Napoli, tutti i giocatori della Serie A mi sembra. Sì, 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 sì. sì. Un super pool italiano però ragazzi io non giro niente neppure neppure in questo caso andiamo però a vedere Matteus 83 33 livelli di crescita e eh beh qui bisognerebbe vedere come, come cambia calcio da fermo 80 è il top resistenza 85 e potenze di tiro 83 qui non sembrano grandi parametri ma eh, ribadisco che Stiamo parlando con la maglia nuova, stiamo parlando di un giocatore che può crescere di 33 livelli. Poi, Snyder 83, anche lui 35 livelli di crescita. E qui già si vede controllo palla 82, possesso stretto 83, passaggio alla sotterra 84, passaggio alto 84, calcio a fermo 83, tiro a giro 84. Insomma, un regista creativo davvero molto interessante con 35 livelli di crescita. E poi c'è Dennis Bergkamp, seconda punta, 38 livelli di crescita. Inter 93 94, buone competenze e stili di gioco. Controllo pallo 82, possesso stretto 80, comportamento offensivo 77, dribbling 76, passaggio raso terra 78. Che vi devo dire, ragazzi? Sì, eh, sono giocatori molto molto interessanti, ma 150 giocatori significa. Avete visto, ho fatto una prova e basta. Quindi io dai giocatori super non faccio nulla e faccio un'altra cosa invece dai giocatori base per, per, per migliorare la mia rosa vado a prendere non Salano non Lewandowski, non Mbappé, non Cristiano Ronaldo, non Messi, non Benzema, non Neuer anche se Neuer un po' mi tenta, no Courtois, no Van Dijk, oddio Van Dijk un po' mi interesserebbe. Proviamo Van Dyke, non mi ci sono trovato molto bene. C'è anche Mark interessante. Però ragazzi, io mi vado a prendere Kalidu Kulibali, Kalidu Kulibali. Perché? Perché? Perché perché 83, 18 livelli, 18? No, ragazzi, io provo Van Dyke. È il difensore. È è palesemente, fatemi vedere il tipo di giocatore che è, sviluppo, mm, sviluppo, contrattacco 66, no, Van Dijk no, vediamo Marchignos, sviluppo, no, e allora vado su Caridou, il mio Caridou, incontrista, contrattacco 68, via, andiamo su Caridou, andiamo sul sicuro, Diventato del Chelsea carta rinnovata ancora maglia del Napoli eccolo qui allora andiamolo a livellare ben bene e lo facciamo debuttare stasera ovviamente in campionato la mia squadra giocatori ah poi controlliamo anche il, nego il negozio punti football eh? un secondo arrivo Eccolo qui, calido. Subito, subito aumentiamolo di livello. Eccolo qua. Eccolo con la nuova maglia fin fake. <ride> diciamo grigia 34 punti. Sì, bene. Progresso giocatore competenza, stile di gioco, gli do tutte e tre poi andiamo su difesa 5, forza in aria, forza arti inferiori destrezza, bassa accelerazione. Passaggio un po', no, io 1-2-3, via tiro, no dribbling, no. Andiamo su difesa. togliamo un passaggio e tolgo tutto a passaggio la difesa non mi fa salire Andiamo. forza inferiore sì, si 9 forza inferiore difesa 10 destrezza 4 eh, eh, dobbiamo togliere 11 togliere uno a forza in aria eccolo dopo mi pare che più di 12 ah no si può eh, voglio andare sul contrasto ragazzi 13 però mi sa che sono arrivato eh. più di 13 l'ho messi tutti lì e quindi andiamo di nuovo su contatto fisico forza arti inferiori e destrezza Ok, usa i punti, andiamolo un po' a schierare, andiamolo a mettere a posto di Ruben Dias, la porta diventa il mio sostituto, e beh, 96, eh. Direi assolutamente non male. Eh, mi piace. Mi piace e rudiger come coppia di difesa. Vedremo stasera, vedremo stasera come va. Per il momento mi fermo qui, ragazzi, mi raccomando, dai, per stasera per il campionato vorrei che fossimo in 13.000. Aiutatemi, mancano davvero pochissime persone per arrivare a questa cifra. Io vi auguro un buon divertimento con le novità di football che non è super, ma a me piace come aggiornamento, speriamo che, però, si torni ad avere qualche contenuto nuovo anche il lunedì, altrimenti è un po' pochino, diciamo questo. Ecco, se il lunedì torna ad essere una giornata in cui arrivano altre novità, allora questo giovedì va molto bene. Comunque, staremo a vedere, aspetto i vostri commenti. Ci vediamo questa sera per le partite del campionato. Ci vediamo domani. Che ci sono già tante novità da raccontarvi sui football, anche già domani. Grazie per l'attenzione, al prossimo video. Ciao!